Salve a tutti, gente, sono Dave e come al solito non riesco a mantenermi lontano da Minecraft. Eh sì, oggi ho deciso che voglio fare un po' di industrializzazione. In che senso? Ve lo spiego tra un attimo, soltanto. Oddio, no, ve lo spiego subito. Allora, vedete, c'ho un bicchiere di lava, proprio un bicchierino per distillarmi, un po' di lava ci voleva. E sto scavando qui un punto a caso che a voi può sembrare a caso, ma a me non lo è. Per me non lo è. Perché non lo è? Perché io sto scavando vicino a quella che sarà la nostra dimora, perché andrò a fare una delle prime farm automatiche di cibo. Cosa farò? Una farm di polli, penso che si è capito, cioè non era tanto difficile, gente. L'unica cosa che devo vedere e che magari mi potrete consigliare voi è come si crafta il dropper, quello là che sembra che ha fatto quello youtuber che nessuno conosce. Sì, praticamente il dropper che spara le uova fuori in modo che mi serve. Ne ho bisogno. Ok, vabbè, però è una cosa secondaria questa. Oddio, non secondaria, anzi, è un po' primaria pure. Allora, noi sappiamo che la lava va 4 da una parte, 4 dall'altra e così via. Quindi, facciamo 1, 2, 3. Per ora non ricordo, aspetta un secondo. Bang! Da lì, 1, 2, 3. 3, ok, quindi 3 da una parte e 3 dall'altra. Quindi 1, 2, 3. Giusto, 1, 2, 3. Questo doveva andare alla lava. 1, 2, 3. Ok, così penso sia giusto. Giustissimo. Giusto, giustissimo. Quindi si sa già più o meno cosa ho intenzione di fare. Dobbiamo scavare una bella stanzetta per fare ciò che voglio fare io. E lo faccio subito, vedete quanto ci vuole? Eccolo qua. Questo è lo stanzone della vita. Ci è voluto quanto? Un istante. Adesso quello che bisogna fare è preparare un po' delle cose che ci andranno a servire. E quando ci vuole preparare le cose, ma anche per questo immagino ci vorrà un attimo. Ma ok, non so perché non stavo registrando. Ho fatto ciò, mi serviranno un bel po' di dispenser per portare avanti quello che è il nostro amato progetto. Comunque, allora lì ci saranno tutti gli hopper, mi sa che lo dovranno togliere. Ok. Vabbè, per ora mettiamo un attimo. Ok, aspettate un attimo. Per poter fare ciò, faccio un attimo così in modo da poter mettere i nostri hopper per sopra, che dovranno andare nei vari dispenser. Vediamo cosa. No, non posso ancora dire, che bello. Mentre qui anche così. E qui porca devo allargare un altro po', perché poi dovrò andare a fare quella bella stanza con tutte quelle cose strane e stranine. Mettiamo una torcia di qua, anche se poi non servirà. E una di qua, perché adesso togliamo questa. E poi si vedrà. Poi si vedrà. Penso che qui posso anche lasciarlo un po' più così. Effettivamente sì. Anche da questa parte. Dopotutto mi servirà un accesso qua dietro. E allora qua lo chiudiamo così. Qui, soltanto dopo aver messo la nostra amata lava, lo si chiuderà così. Solo per non far... No, se avevo chiuso la lava, ero fottuto. Ok, non guardate tanto l'aspetto perché non è quello che sto cercando di fare la cosa bella, no. Ok, vabbè, il gioco è fatto, cioè, ovviamente adesso l'unica cosa che serve
è proprio quella di, come dire, mettere i polli. Mettere i polli e di mettere, dove ho messo i polli, di dover anche sistemare il fatto apposta della redstone. Oddio, mancano ancora tutti quei dispenser, però non è neanche troppo un problema. Qui sì, se lo state chiedendo, forse metterò più in là anche dei bei vetri, però non è il caso adesso. Ok. Qui saliamo ancora, perché ci serve, diciamo, la nostra manutenzione. Da qualche parte la dobbiamo pure andare a fare. Manutenzione, per manutenzione non intendo che avrà bisogno di lavori particolari, ma semplicemente finché non avremo abbastanza polli dovrò pur metterli lì dentro, manualmente, e quindi ci dovremo dare da fare. Allora, vediamo un attimo, 1, 2, 3, qua devo rompere. Anche qua, vabbè, sì, si rompe tutto. Vabbè, sì, ci siamo intesi. Completo un attimo qui dietro, in modo da fare lo spazio necessario per quello che mi serve, e ci vediamo subito. Ok, ho fatto le due scalette, qui ho fatto lo spazio necessario. Cosa che andrò a fare? Mettere i ripetitori qui da un lato all'altro. Mi sa che qua dovrò spostare di uno più in là tutte e due le scale, per il semplice fatto che i ripetitori comunque sono un quarto di blocco quanto sono loro, e non, forse non riesco a passare, ma non è un problema, vedete? Comunque si può salire senza problemi. Metterò comunque i ripetitori di qua e farò un semplice timer da attivare e disattivare, cosa che faremo molto velocemente. Allora, abbiamo i 7 ripetitori che dovranno andare attaccati lì dietro. E quindi già siamo a buon passo, giusto? Che poi adesso, tra l'altro, non ci servono nemmeno tutti e 7, però noi li attacchiamo comunque tutti. Questo al centro. Oddio, qua io ci metterei un altro ripetitore, il timer cercherei di farlo qua dietro il più meglio possibile. Quindi mi servono altri due ripetitori minimo per fare un timer come si deve. E sto aspettando la pietra. Beh, ragazzi, sapete meglio di me come si dice, non c'è due senza quattro, no? Mi sembra giusto. Ora vedo se riesco a fare il ripetitore come ricordo che si faccia. E poi. Ok, forse ci siamo, Tata. Ecco qua. Si attiva così, poi vabbè, si toglie la redstone in più. Sì, è fatto. In questo modo dovremmo avere, tra virgolette, un ripetitore sempre funzionante. Io tolgo questa, la rimetto e sempre allo stesso modo lo attivo, senza troppe complicazioni, ovviamente. Ora quello che ci resta fare è mettere un po' di uva a rompere sopra. Quindi abbiamo fatto il nostro, cioè qua possiamo fare la nostra farm di uova automatica. Molto easy. Se non fosse che ci mancano i nostri di uova, senti a me. Questa è una farm di pollo cotto automatica. Ci mancano solo i nostri dispenser, purtroppo. Ma se tipo metto qua, così no, cosa ci manca per finirla? Un po' di laccetti, chiamiamoli così. No, che combino. Questi non vanno qua, questi qua invece sì. Qua c'è l'oro. Ragazzi, io ovviamente adesso lavorerò off camera per trovare queste nostre cose molto utili e vi farò sapere nel prossimo episodio come è andata la nostra farm, se va bene, se va male o qualsiasi altra cosa. Va bene, ci vediamo. Vi ricordo sempre e comunque di lasciare pollici in su perché ho fatto una grande farm. Dai, adesso se le galline mi hanno dato le uova, giuro che ci metto qualche uovo. Cerco di rompere qualche uovo là dentro sperando che nasca almeno un pollicino, e poi nel prossimo episodio la vedrete già sviluppata quella nostra farm di cibo automatica. È una super farm, anche se adesso mancano un po' di cose. Andiamo a dormire, il momento della verità, scopriamo se funzionano, cioè se le uova ci porteranno bene. Adesso mi muoiono i polli, ce lo so.
L'ho fatta sotto casa, come vi ho già detto, proprio per evitare, cioè per far sì che producano sempre. Ok, mi metto di qua perché da quella parte già abbiamo la lava. Dai, un fottuto pollo, ci potevi cacciare? Cioè, bah, non lo so. No. Questo per esempio è un problema. Non devo piazzare le torce. Dov'è l'altra torcia? Eccola qui. Perché se piazzo le torce sono casi amari. Vabbè. Di essere trovati questi polli non ne vogliono sapere. Se volete vederla funzionante, mi raccomando, spolliciate e nel prossimo episodio la vedrete funzionante. Ciao a tutti!